Allora, oggi vediamo le formule di Gauss-Green-Nostro-Gruskin. Ma prima di vedere queste formule, dobbiamo introdurre un nuovo tipo di integrale curvilinea. Per fare questo dobbiamo prima introdurre il concetto di forma differenziata. Che cos'è una forma differenziata? Allora, dobbiamo introdurre la prima il concetto di uguale di Rn. Uguale di Rn è l'insieme delle applicazioni lineari F, L, Rn. Spazio qui è uno spazio vettoriale e adesso dimostriamo qual è una sua base. Allora consideriamo l'applicazione y di x uguale x con y. Questa qua si chiama proiezione y.
di là di questo, noi vogliamo vedere adesso che questo è uno spazio vettoriale ed è facile da osservare perché è chiuso rispetto alle combinazioni lineari, ma più in generale posso controllare che ogni applicazione lineare è una combinazione lineare di queste applicazioni qua. Queste sono le proiezioni. La proiezione iesima è l'applicazione lineare che prende un vettore x ed estrae soltanto la coordinata iesima. È un esercizio verificare che sia un'applicazione lineare. E L l'abbiamo scritta in questo modo, quindi possiamo scriverla come somma di a con i per i con i di x. Ma siccome questo vale per ogni x, io posso scrivere che come funzione questa qui è la combinazione lineare di queste funzioni qua, lineari. Quindi questo dimostra che questi qui sono un sistema di generatori dello spazio. D'altro canto π1 πm sono una base del duale di Arrhenius. Perché sono una base del duale di Arrhenius? Che sia un sistema di generatore l'abbiamo già dimostrato, bisogna dimostrare che sono linearmente indipendenti. Allora, proviamo a scrivere che somma per i che va da 1 a n di lambda con i, p con i, deve fare l'applicazione nulla, l'elemento nullo dello spazio è l'applicazione nulla. Allora andiamo a vedere che succede. Questo vuol dire che somma per i che va da 1 a n di lambda con i, di greco i, applicato al vettore i con j, il vettore i con j è il jesimo vettore della base canonica, cioè Rn. Sappiamo tutti 0 tranne 1 al posto j di, lo sappiamo bene, però lo ricordo sempre. E quindi qua cosa mi viene? Mi viene lambda j e questo deve fare 0. Per quale motivo? Allora questa è l'applicazione nulla, se l'applico è con j deve fare 0, come per ogni x deve fare 0. Allora nel momento in cui questa fa 0, che cosa possiamo dire? Che quando vado a fare questa applicazione, che con i e con j, proiettare, estrarre l'iesima coordinata di e con j, quanto fa? Fa 0 se è diverso da j e fa 1 se è uguale a j. Poi dobbiamo moltiplicare per il coefficiente che sta davanti, quindi mi rimane soltanto la lambda j. Quindi io cosa ho dimostrato? Che se una combinazione lineare delle proiezioni esime è l'applicazione nulla, i coefficienti di combinazione sono tutti nulli. Questo mi dimostra che le proiezioni esime stanno scritte qua, le proiezioni esime sono, fatemi, sì, ok, le proiezioni esime sono linearmente indipendenti. Abbiamo appena prima dimostrato che sono un sistema di generatori, sono linearmente indipendenti e quindi sono una base. Questo che vuol dire? Che il duale di Rn ha una base di n elementi e quindi uno spazio vettoriale di dimensione n grande, così come Rn c'ha la stessa dimensione di Rn. Qua viene la notazione un pochettino più complicata, cioè non è complicata, può indurre diciamo un pochettino di spannamento, ma in analisi le proiezioni, la proiezione di greco i si indica con dx con i. Dice, ma noi con dx con i indichiamo già quanto dobbiamo integrare rispetto alla coordinata x. È fatto apposta perché così certe forme che andiamo a scrivere siano diciamo in qualche modo più semplici da applicare. La notazione è fatta apposta. Quindi chi è dx con i? Dx con i, questa non è una notazione incoerente con quello che abbiamo fatto fino adesso, se ci pensate male. Perché quando noi prendevamo un plurirettangolo o un rettangolo, delta x con i era, diciamo,
riguardava soltanto la coordinata di esima. Come applicazione lineare, questa per noi è la proiezione di esima. Quindi, nel momento in cui L di x è uguale alla somma per i che va da 1 fino a n di a con i di x, cioè a scalare x, cioè ancora è la somma per i che va da 1 a n di a con i per dx con i applicato a x. E quindi questo è vero per ogni x. E allora la mia applicazione generica L lineare del Rn in R, il mio generico elemento del duale di Rn, si potrà scrivere come somma per i che va da 1 fino a n di a con i dx con i. Quindi il vettore che mi rappresenta L, nel senso che L di x uguale a scalare x, è esattamente il vettore dei coefficienti di combinazione che devo mettere davanti alle proiezioni esime per ottenere. Ci siamo fino a qui? Non è complicato. Allora, adesso andiamo a definire che cos'è una forma differenziata. Ed è il minimo che richiediamo. Se vogliamo dare una forma differenziale di classe C1, C2, C3,
C infinito, CK, vuol dire semplicemente che i coefficienti della forma saranno di classe C1, C2, C infinito, CK. Quindi la classe della forma differenziale è definita dalla classe dei coefficienti. Ok? Ora, è vero che può sembrare tutto molto strano, però in realtà tutto è stato costruito per introdurre la prossima nozione che è fondamentale, che è quella di integrare di una forma differenziale lungo una curva. Allora, come si fa? Innanzitutto bisogna avere una curva. Che cos'è una curva? Una curva è un'applicazione phi da A a B a valori sul sostegno che supponiamo che stia dentro A. Perché se non sta dentro A, io l'integrale della forma differenziale non lo posso fare. Allora, chi è per definizione? Naturalmente la curva F, supponiamo che sia di classe C1 o C1 parleremo a tratti meno C1 a tratti. Ok? Allora, definizione, chi è l'integrale di omega lungo phi? Si scrive così, eh? Integrale di omega lungo phi, quindi non si scrive né ds né niente, è già incorporato, adesso vedremo perché. Questo è uguale per definizione, la definizione la scrivo qua e poi capirete il perché, è uguale alla somma per j che va da 1 fino a n dell'integrale tra A e B di A con J di phi di T D phi con J di T in de T in de T. Questa è la definizione. Ok? Allora, notate che questa è una funzione continua, perché questa è C1, questa è continua, la composizione è almeno continua. Questa è C0, perché la derivata è una funzione C1. Ok? Quindi continua per continua è continua, e quindi io non ho nessunissimo problema a fare questa integrale. Allora, andiamo a vedere perché, diciamo, questa definizione torna, diciamo, tra virgolette. Torna perché proviamo a scrivere integrale lungo phi della somma per j che va da 1 a n grande di a con j di x dx con i. Questa era l'espressione della nostra opera. Allora, qual è il concetto? Il concetto è che qui noi vogliamo sostituire x uguale phi di t. Qua dice j. È sempre j, sì, perché ho cambiato da i a j, quindi ogni tanto mi scappa la i. Quindi dobbiamo sostituire x uguale phi di t. Quindi abbiamo integrale. Allora, quando x è uguale a phi di t, vuol dire che t varia tra A e B. La somma per j che va da 1 fino a n di A con j x è phi di t. E chi è dx con j? Dx con j sarebbe dx con j e phi con j di t. Allora vedete che da qua a qua ci manca semplicemente, diciamo, dal punto di vista visivo nella formula ci manca semplicemente di dividere e moltiplicare per dt. Non è che noi possiamo dividere e moltiplicare per dt, non è questo il senso della formula, però possiamo sicuramente definire l'integrale. È una definizione, quindi non è che ci sta niente da capire. Quindi semplicemente quando andate a, quindi il concetto qual è? Io scrivo la mia forma differenziale nella sua scrittura che abbiamo appena introdotto, vado a sostituire x uguale phi di t.
Allora, se x è uguale a φt, t varia tra e b. Qua ci devo mettere φt, qua ci devo mettere dφ con j di t. Cioè, la derivata di φ con j rispetto a dt, dt. Questo praticamente sarebbe il differenziale di questa funzione di una variabile. Il differenziale di questa funzione di una variabile è la derivata con dt. Quello noi non abbiamo insistito sul discorso del differenziale l'anno scorso ad analisi 1, invece abbiamo insistito ad analisi 2. Analisi 1 era troppo presto, abbiamo insistito ad analisi 2, ma però diciamo il differenziale di questa funzione di una variabile effettivamente è la derivata per dt. E quindi questo però adesso si può reinterpretare come un'integrale in dt di una funzione, di una somma di funzioni. Portate la somma fuori perché l'integrale è lineare e avete ottenuto la definizione. Quindi, come vedete, la notazione è perfettamente coerente con la definizione che abbiamo. Ok? Quindi non ci sta da sbagliare, non ci si può sbagliare. Chiaro? Se io mi ricordo come si scrive una forma differenziale, se mi ricordo che al posto di x ci devo mettere φ di t, qua non posso sbagliare la definizione di integrale di una forma differenziale uguale. Non è possibile, se l'ho capito. Se poi non l'ho capito, non è possibile. Va bene? Ok. Allora, questo tipo di integrale corrisponde a quello che in fisica scrivete come, per esempio, integrale di una forza di una forma lavoro. Ok? Integrale, per esempio, se state calcolando il lavoro, cosa dovete fare? Integrale del campo di forze lungo l'integrale qui di il tipo di integrale che andate a scrivere è esattamente questo. La notazione là è probabilmente leggermente diversa, nel senso che rispetta alcune convenzioni della fisica, ma è del tutto equivalente a questo. In particolare, se noi andiamo a fare, voi sapete, avete fatto fisica 1, no? Quindi sapete che se io prendo questo oggetto o un oggetto e nel campo gravitazionale lo sposto tra due posizioni, voi sapete che il lavoro compiuto o fornito dal campo gravitazionale non dipende dal percorso. Questo integrale potrà dipendere dal percorso, per alcune forme differenziali non dipenderà dal percorso. Quali saranno? Le forme differenziali che corrisponderanno ai campi di forze conservative. Ma sapete che dipende dal verso del percorso. Cioè, una cosa è prendere un ascensore e portarlo su, e una cosa è prendere l'ascensore e portarlo giù. Quando lo porti su lo devi tirare con le funghi, quando lo porti giù lo devi frenare, perché sennò il campo gravitazionale sta fornendo energia, lavoro, quindi energia. È chiaro? Allora, come tutto questo si trasferisce a livello matematico? A livello matematico, adesso andiamo a vedere, se vi ricordate, il primo tipo di integrale, l'integrale curvilineo, l'integrale di una funzione lungo una curva, non dipendeva dalla curva, nel senso che quando usavo due curve equivalenti l'integrale era lo stesso. Ricordate questo? Abbiamo dimostrato la settimana scorsa. In questo caso andiamo a vedere che l'integrale non dipende ancora dalla curva, a meno del segno. Cioè, se le curve sono equivalenti ed equiverse, se vi ricordate avevo dato la definizione anche di equiverse, l'integrale, quando passo da una curva a una curva equivalente di una forma differenziale, non cambia. Se invece le curve sono equivalenti ma di verso opposto, l'integrale cambia. È chiaro? Okay. Cambia di segno, non cambia che da 5 può fare 7. Se faceva 5 su una curva equivalente ma non equiverse, farà meno 5. Ci siamo fino a qui? Ok. Allora questo lo andiamo a dimostrare.
gamma, gamma meno 1, gamma e gamma meno 1 di classe C1, no? E poi supponiamo che phi di T sia uguale a psi di gamma di T, però T appartiene a AB. Poi supponiamo che J sia contenuto in A. Allora andiamo a fare l'integrale lungo psi di omega e andiamo a vedere che cosa viene. Chi è l'integrale lungo psi di omega? Questo è uguale all'integrale tra C e D. Vabbè, la somma la posso mettere dentro che fuori, somma per J che va da 1 a n grande di A con J di psi r per d psi con j di r d r. Siamo fino a qui. La variabile invece di t l'ho voluta chiamare r perché adesso voglio fare la sostituzione r uguale gamma di t. Quindi, beh, innanzitutto la somma la posso pure portare fuori, che va da 1 a n. Poi qua abbiamo l'integrale. Allora facciamo la sostituzione r uguale gamma di t. Allora qui ci devo mettere, usiamo la formula di integrazione così come l'abbiamo vista quest'anno, quindi diciamo la variante quella col valore assoluto del determinante che abbiamo, quindi AB. Perché quando t varia tra A e B, allora gamma può essere crescente quando gamma meno è positivo o decrescente quando gamma meno è negativo. In ogni caso gamma dell'intervallo AB fa CD. Qua ci mettiamo A con J di psi di gamma di T. Poi cosa dobbiamo mettere? D psi con J in dr calcolato in gamma di t, e poi ci dobbiamo mettere dr. Ma chi è dr in questa formula di cambiamento? È gamma primo di t in valore assoluto per dt. Se ci mettiamo gamma primo di t senza il valore assoluto, qui ci dobbiamo mettere non a e b, ma ci dobbiamo mettere gamma meno 1 di c e gamma meno 1 di t, che tiene conto del segno di gamma. Chiaro? Quindi vedete, se gamma primo è positivo, qua c'è A, qua c'è B e qua c'è gamma primo, e funziona. Se gamma primo è negativo, qua c'è B, qua c'è A e qua c'è meno gamma primo. Il meno gira l'integrale e si ritrova tutto a posto. Adesso cosa possiamo scrivere? Uguale, questa espressione qua è uguale alla somma per j grande che va da 1 fino a n dell'integrale di che cosa? Tra a e b di a con j di phi di t. Questo, se ci fosse gamma primo, sarebbe esattamente, per la regola della catena della derivazione della funzione composta, sarebbe esattamente la derivata di psi con j composto gamma valutato in t in dt in dt. Ma questo non è esattamente gamma primo, è gamma primo per che cosa? Per il segno di gamma primo. Segno di gamma primo scrivo così perché tanto è costante, gamma primo o è sempre positivo o è sempre negativo. Quindi questo segno di gamma primo lo porto fuori. Adesso mi rimane la somma per j che va da 1 fino a n dell'integrale tra a e b di a con j di phi di t. Questa è phi con j di t, quindi qua è d phi con j in dt calcolato in t in dt. E questo è esattamente il segno di gamma primo
per l'integrale lungo φ di omega. Quindi, come vedete, l'integrale lungo una curva equivalente non cambia a meno di questo segno. Ma questo segno cosa ci rappresentava? Quando gamma era crescente, quindi quando gamma primo era positivo, le due curve erano equipresse, perché psi di C era uguale a φ di A, quindi andavano entrambe da φ di A verso φ di B. Quando invece gamma è decrescente, gamma primo è negativo, la curva psi percorre il suo segno al contrario e quindi è il diverso opposto. Quindi cosa possiamo dire? Che se le due curve sono equivalenti ed equiverse, l'integrale è uguale. Se invece sono equivalenti e diverso opposto, l'integrale cambia segno. Ok? Fine della dimostrazione. Ok. Vediamo un attimo. Ok. Allora, adesso vediamo un po', ragioniamo prima un po'. Voglio farò richiamare un po' di spazio per fare. Supponiamo di avere una figura, diciamo, un insieme in R2. Stavolta insieme C lo prendo più. Anzi, per meglio dire, C sia la chiusura della sua parte interna. Questo ci garantisce che la lunghezza di C non ha baffi o altre cose. Allora, la frontiera di C, almeno nel caso che io ho disegnato alla lavagna, assomiglia parecchio al sostegno di una curva. Ok? Allora, qual è l'idea? È che in alcuni casi, vedremo che il caso tipico sarà quello dell'insieme normale, questo sarà il sostegno di una curva. Quali curve vogliamo prendere? Allora, stabiliamo un punto di partenza qua. Noi vogliamo prendere una curva DC è il sostegno di una curva φ semplice. Cioè, l'idea è che noi vogliamo prendere e percorrere la frontiera di C una volta sola. E l'idea è quello che lo vogliamo fare anche in modo regolare. Regolare, se vi ricordate, voleva dire che era di classe C1 e che la velocità scalare non era mai nulla, cioè che la norma in definiti non si annullava. Almeno questa è la nostra intuizione. Poi questo si può verificare in molti casi, per esempio se fosse un cerchio di raggio R e di centro d'origine, la curva è facilmente scritta R coseno di T, R seno di T, T vale per 0 per T. Allora, per fare questa curva semplice e regolare, noi fissiamo un punto, prendiamo una curva semplice e regolare che ha questo per sostegno, partiamo da qua, facciamo un giro. C'è un'altra cosa da fissare. Pensate a un circuito di Formula 1, no? Un ingegnere, circuito di Formula 1, no. È vero che non state studiando ingegneria meccanica, ma dovrebbe
qualche modo. Importante, importantissimo è il vertice di percorrenza, anche, no? Una cosa è percorrere il circuito in questo modo, una cosa non cambia la lunghezza del percorso. Però, per esempio, per il pilota possono cambiare le sollecitazioni sulla macchina. Quindi c'è anche un mezzo. Il verso di percorrenza positiva, positivo, è quello ancorale. Cioè, quando noi disegniamo la curva nel piano, il piano XY, no? Diciamo XY, se noi dobbiamo percorrere questo sostegno con un mezzo di percorrenza positivo, dobbiamo percorrere in modo, diciamo, tale che se fosse un diciamo cerchio, una circonferenza della frontiera di un cerchio, il verso di percorrenza sia antiorario. Antiorario lo capite intuitivamente, lo posso definire localmente, non mi interessa, insomma, di essere più preciso di così, si capisce? Ok, allora supponiamo di aver fissato questo punto iniziale S, start, finish, di aver fissato una curva regolare che percorre questo sistema. Se andiamo a fare l'integrale lungo una curva di una funzione, supponiamo che adesso C sia contenuto dentro A, qua c'è A, e supponiamo di andare a fare l'integrale di una funzione f lungo phi in ds. Questo integrale dipende dalla curva fissata? No! Perché no? Perché se vi ricordate, a patto di partire dallo stesso punto, in realtà quello che sto per dire varrebbe anche se fissassimo un punto diverso, stiamo trasferendo un pezzo dell'integrale all'inizio alla fine. Ma se io prendo due curve che partono allo stesso punto, sono semplici e regolari e hanno lo stesso sostegno, abbiamo dimostrato venerdì che sono equivalenti. L'integrato viene lo stesso.
Dice, ma la sua curva partiva da un punto diverso, S'. Non fa niente, se partiva S', quando arriva S, prendi quel pezzetto dell'intervallo, lo metti in fondo, insomma, da quella ne puoi ricavare un'altra che parte allo stesso punto tuo. Quindi il discorso non cambia, l'integrale rimane lo stesso. Anche se le curve, anche se decidi di partire da un punto. Ok? Allora arriva un altro e dice. Abbiamo anche una forma differenziale di classe C0 su A. Allora, io che cosa so? So che l'integrale lungo φ di omega è uguale a più o meno l'integrale lungo ψ di omega. Stavolta, se invece di integrare una curva dovrei integrare una forma differenziale, questo risultato non è proprio vero. Qua c'è sta il segno di gamma, quindi ci sta più o meno. Questo che vuol dire? Vuol dire che questo integrale qua chi è? È l'integrale lungo dc più di omega. Perché? Che la nostra forma differenziale era andata a integrare su una curva φ semplice e regolare e diversa di percorrenza positivo. La φ, almeno la φ, la ψ non lo sappiamo, l'abbiamo messa dopo, ma la prima curva φ l'avevamo messa col segno di percorrenza positivo. Quindi, che significa integrare su dc più di omega? Significa, prendi una curva regolare, percorri dc, semplice, quindi la devi percorrere una sola volta, lo percorri col verso di percorrenza positivo e questo è l'integrale. Se lo percorri col verso di percorrenza negativo non fa niente, lo fai e poi ci metti un segno meno davanti. Quindi non è che dobbiamo per forza fissarci che il nostro verso di percorrenza debba essere positivo. Tuttavia, quando lo prendiamo col verso di percorrenza negativa, se qua abbiamo scritto il verso di percorrenza positivo, calcoliamo l'integrale e poi ci dobbiamo mettere il segno meno davanti. Quindi questo discorso sta quindi a significare che quando io devo fare l'integrale di una funzione, l'integrale convenire di una funzione lungo la frontiera di un insieme o l'integrale di una forma differenziale lungo la frontiera di quell'insieme, l'integrale non dipende dalla curva, a patto che la frontiera sia percorsionata dalla curva, la curva sia regolare o vedremo regolare a tratti, e a patto che il verso di percorrenza nel caso della forma differenziale sia sempre lo stesso. Diciamo, noi prendiamo già e scriviamo quello con verso di percorrenza così. Chiaro fino a qui? Va bene. Adesso quindi è il momento quasi opportuno per ancora una cosa e poi facciamo una piccola pausa e subito dopo iniziamo il forma di causa. Facciamo una piccola pausa perché poi non voglio fermarmi su questa cosa durante la dimostrazione del teorema, perché non è una cosa molto importante, diciamo è importante discuterlo ma non è fondamentale per la dimostrazione del teorema. Allora, andiamo a vedere qual è un candidato ideale per essere un insieme che abbia la frontiera che è il sostegno di una curva. Ci sono anche insiemi che hanno la frontiera che non è il sostegno di una curva. Pensate
all'insieme Q in R, la sua frontiera è tutto R. Allora prendete i punti e coordinate razionali in R2, la sua frontiera è tutto R2. Quindi ci sono insiemi che non hanno, però degli insiemi buoni buoni sì. Per esempio, un insieme normale rispetto all'asse X, come era fatto questo? Un insieme normale era, questo lo chiamiamo T, allora il mio T è uguale all'insieme delle XY tali che la X è compresa tra A e B e la Y è compresa tra alfa di X e beta di X, dove alfa e beta in questo caso sono due funzioni di classe C con 1 su AB. Ok? Allora, come vedete, dalla rappresentazione grafica, io ho dei punti sulla frontiera di T dove, a seconda di dove arrivo, ho due tangenti diverse. Diciamo localmente, se lo giro, questo è un grafico di una funzione che c'è un punto appunto. Tuttavia, questo avevamo, a parte che avevamo visto che non era un problema, ci potevo passare con la curva C1, ma non regolare. Allora è il caso di mettersi a fare cose complicate come quando abbiamo dovuto passare il punto angoloso del valore assoluto? No, non serve. L'importante è che io questa frontiera di T la posso scrivere come un'unione del T1, del T2, del T3, del T4. Questa unione è disgiunta a meno del fatto che questo intersecato questo fa un punto, questo intersecato questo fa un punto, questo intersecato questo fa un punto. Chi sono questi tratti? Sono questo, il primo, del T1, del T2 è questo, del T3 è questo di sopra e del T4. Cioè non stiamo facendo altro che percorrendo il nostro, vogliamo cioè percorrere la frontiera di T in verso antiorario, cioè nel verso che per noi è positivo. Qual è la una curva regolare che percorre questo sostegno? Ha una curva regolare a tratti, cioè sarebbe a dire, ragioniamo separatamente T1, T2, T3 e T4. Qual è? Allora, all'inizio abbiamo su dt1 phi di t, chi è? È t alfa di t. Ok? Per quale motivo? Beh, questa è x, se questa è x, alfa di x è y, lo sappiamo. Perché sotto e t varia tra a e b. Del T2, phi di T, ci conviene prendere BT, perché qua è motivo. I punti di T2 hanno la scissa fissa che è B e l'ordinata che varia. Varia dove? L'ordinata varia tra alfa di B e beta di B, perché se questo è alfa di B, il valore dell'ordinata, e questo è beta di B, valore di B. Poi abbiamo dt3 phi di t è uguale a t beta di t per t che varia tra a e b. Allora, annotazione. Questo è sicuramente vero, perché se prendo t uguale
x, beta di x sta su questa bombina di sopra. Tuttavia, questa curva qui sta percorrendo dt3 in mezzo orario, perché vedete qui abbiamo percorso da sinistra verso destra, che è giusto, è il verso antiorario, qui dal basso verso l'alto ed è pure il verso antiorario, qui da sinistra verso destra, che sopra però è il verso orario. E quindi poi abbiamo dt4 anche qui meno phi di t è uguale a at, dove t appartiene ad alfa di a, beta di a. Allora qui noi abbiamo quattro curve regolari, queste sono regolari. Sono regolari perché? Perché lo vedete, questo lo vedremo dopo, lo ricontrolleremo dopo, però basta vedere che quando andate a fare il vettore della derivata, delle derivate, qua c'è un 1, qua c'è un 1, qua c'è un 1, qua c'è un 1. Quindi in ogni caso il vettore della derivata non può avere norma uguale a 0. Quindi sono quattro curve regolari, ciascuna di queste curve percorre un pezzo della frontiera di t, due lo percorrono in verso positivo e due lo percorrono in verso negativo. Adesso però dice, ma questa non è una curva complessivamente, non me ne può importare di meno, perché l'importante è che questi pezzi vengano percorsi una sola volta. Queste sono curve regolari e semplici. Da queste curve io potrei costruire quella che si chiama una curva regolare a tratti, cioè regolare a tratti significa dei vari pezzi sono regolari, poi ogni curva, primo tratto, secondo tratto, vogliamo fare questo il secondo tratto? Allora, se questo è il secondo tratto, non solo deve percorrere, diciamo, il pezzo di sostegno che parte dal punto dove è arrivato il primo, ma lo deve percorrere partendo dal punto B. Allora qua cosa si dovrebbe fare? Si dovrebbe fare una traslazione dell'insieme. Quindi invece di scrivere qua t, dovrei scrivere t meno b più alfa di b, e in quel caso t varierebbe tra b e b più beta di b meno alfa di b. È un la stessa cosa. Poi quando partiamo andiamo a descrivere il terzo tratto, bisognerebbe percorrere il terzo tratto, bisognerebbe partire dal punto dalla t dove è arrivata il secondo tratto. In questo modo, facendolo per tutte e quattro le curve, otterremo una curva unica che sui vari intervallini è regolare, che però nei punti che passano da un intervallino all'altro è solo C1, nel senso che in quei punti esiste la derivata a sinistra e la derivata il versore tangente da sinistra. Vedete, qua c'è il versore tangente da sinistra e il versore tangente da destra. Ok? Lo dobbiamo veramente fare? La risposta è no, perché il fatto di aggiustare le t in maniera tale che la primo tratto, la percorrenza, diciamo, la curva che percorre il primo tratto finisca nel punto dove inizia il secondo tratto, è una semplice traslazione del dominio. Quindi, essendo una semplice traslazione del dominio, ci lascia due curve equivalenti, quindi l'integrale chiaramente non cambia. Quindi la cosa importante è prendere quattro descrizioni di curve regolari che percorrono i quattro tratti, che uniti ci danno la frontiera del nostro insieme normale. È del tutto equivalente ad aver trovato una curva regolare a tratti e semplice che percorre il nostro la frontiera del nostro insieme. Quindi questa è la premessa. A questo punto, dopo la pausa, andiamo a vedere che certi integrali di funzioni su t si possono trasformare in integrali di funzioni sulla frontiera. In particolare, se ho
la integrale di una derivata parziale di una funzione su t, quindi t a quel punto non sarà soltanto di classe f, scusate, la funzione definita su t non sarà di classe c0, ma dovrà essere per esempio di classe c1, si vada a fare l'integrale di df in dx su t, e questo si trasforma sull'integrale di una funzione curvilinea sulla funzione di t, e vedremo che questo sarà utile per calcolare per esempio delle aree. Ricordate l'area sotto la ciclone? Quella là, se la vogliamo calcolare come, diciamo, in maniera usuale, come integrale della funzione che descrive la cicloide, è un macello. Se invece la calcoliamo usando le formule che andremo a dimostrare, che si chiamano formule di Gauss-Green-Ostrogradsky, effettivamente sarà molto più facile, sarà facilissimo. Quindi alla fine avremo il premio